Nella domenica successiva all'Epifania, la Chiesa ci fa celebrare il battesimo del Signore e il brano del Vangelo ci porta sulle sponde del fiume Giordano, dove avviene un'ulteriore Epifania, una nuova manifestazione. Abbiamo celebrato la manifestazione del Natale, dove il Verbo di Dio si rivela, si manifesta nella carne. Abbiamo celebrato la manifestazione nella solennità dell'Epifania, dove il Verbo di Dio, il Figlio di Dio fatto uomo, si rivela ai magi, si rivela, si manifesta alle genti. E la liturgia oggi, come dicevamo poc'anzi, ci porta sulle sponde del fiume Giordano, dove avviene un'ulteriore manifestazione. Abbiamo Giovanni, questa figura forte e colma di significato che ha accompagnato e segnato il tempo dell'Avvento, e dall'altra parte abbiamo Gesù, il Figlio di Dio, che si reca sulle sponde del fiume Giordano, va verso Giovanni, verso il testimone fedele dello sposo, e Giovanni lo annuncia con parole forti: viene dopo di me il più forte, ischiuroteros. Il più forte in che cosa? Il più forte nella testimonianza, il più forte nella verità, il più forte nella realizzazione della volontà di Dio, nella volontà di Yahweh, per cui il Verbo incarnato è il più forte per eccellenza, così come dice Giovanni nella sua profezia, e compie questo gesto significativo, si immerge nelle acque del Giordano ed emerge dalle acque del Giordano. Questa emersione è accompagnata dai cieli che si aprono, è presente il Figlio che emerge dalle acque, è presente lo Spirito che discende su di lui come colomba, ed è presente la voce del Padre che proclama la legittimità, la veridicità e la forza e la potenza dell'incarnazione del Figlio, della sua presenza nel mondo. Dal brano che viene proclamato in questa domenica dopo l'Epifania, noi possiamo cogliere spunti molto importanti per la nostra vita di fede, per la nostra vita spirituale. Diciamo che alla linea orizzontale nella quale siamo abituati a vivere nel nostro rapporto con il mondo o nei nostri rapporti interpersonali, il Vangelo di questa domenica ci dice che a questa linea orizzontale se ne aggiunge un'altra, che è appunto quella verticale. Lo sguardo sollevato verso il cielo, ecco, incontra i cieli aperti che fanno parte di un'immagine costante della Sacra Scrittura presente nei testi biblici. Pensiamo nel libro della Genesi alla scala di Giacobbe tra cielo e terra. Pensiamo alle parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù dice: vedrete i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Pensiamo anche agli Atti degli Apostoli, al martirio di Stefano. Stefano vede i cieli aperti. Ecco, i cieli aperti incontrano uno sguardo desideroso da parte del discepolo. Potremmo meglio dire: lo sguardo desideroso di grazia del discepolo, ecco, incontra i cieli aperti, ha la possibilità di incontrare i cieli aperti. E questi cieli aperti per il credente, per il discepolo, sono segno di grande speranza, sono segno di grande rinnovamento e forza nel cammino della fede, perché con i cieli aperti il cristiano riceve una forza nuova, un vigore nuovo, unito
a quello del più forte di cui parla Giovanni nel Vangelo di questa domenica e vive le vicende di questo mondo con uno sguardo rinnovato e toccato dalla grazia di Dio. Alla dimensione orizzontale, carissimi, nella quale siamo abituati a vivere o a barcamenarci, a dimenarci, ecco, si aggiunge la dimensione verticale. E questo è ciò che la solennità di oggi vuole dirci. Nessuno si appiattisca nella vita che conduce in questo mondo, ma ognuno abbia la capacità di sollevare lo sguardo verso il cielo e di sentire nel proprio cuore realizzata quella preghiera che ha contrassegnato il tempo di avvento. Oh, se si squarciassero i cieli e tu discendessi e tu ti mostrassi a noi. Ecco, il Vangelo che proclamiamo in questa domenica ci dice che i cieli sono squarciati e che lui è disceso e che il nostro desiderio, il nostro sguardo sollevato verso il cielo, desideroso di grazia, desideroso di spirito, desideroso di novità, incontra la parola e la presenza compiacente di Dio che è pronto a donare il suo spirito che fa nuove tutte le cose. Buona domenica.